Shabbat Shalom, è questa la terza volta che ci vediamo e ci incontriamo al video. Il concetto fondamentale che dobbiamo esprimere nella Parashah di Vayera è più di uno, ma vorrei fare un piccolo preambolo e ricordare che il Signore ha detto ad Avramo che attraverso di lui e la sua famiglia e i suoi discendenti si benediranno tutti i popoli della terra. E dice: io li benedirò se ti benedicono, li maledirò se ti maledicono. Questo è il concetto fondamentalmente essenziale, mentre l'altro concetto essenzialmente essenziale è quello che l'eredità di cui si parla da Abramo in poi è l'eredità di Isacco, perché anche qui il Signore dice: anche a lui farò una grande nazione, parlando di Ismaele, ma la tua eredità verrà e sarà attraverso Isacco. Questi sono due concetti fondamentali, veramente molto importanti. L'altro concetto che volevo reiterare è quello della Milà, cioè della circoncisione. Non può esserci un ebreo che non sia circonciso. Questo è chiarissimo e come ho promesso farò a parte un programma sulla circoncisione in cui chiarirò gli aspetti dal punto di vista teologico, dal punto di vista della Torah e dal punto di vista medico, per cui non ci siano veramente problemi di sorta nel capire qual è fondamentale importanza della Milà, non soltanto dal punto di vista quindi religioso, ma anche dal punto di vista igienico e di prevenzione di malattie. Quindi nella Vayera il discorso è di Avramo e del carattere di Avramo. Avramo è un uomo altamente sensibile, un uomo che capisce al volo con chi ha a che fare. Ci sono tre persone che sono venute a cercarlo, sono tre persone, ma in effetti sono tre angeli e sono tre angeli che sono mandati dal Dio, e angelos significa nunzio in latino, significa quindi ambasciatore, cioè dire non sono veramente persone, ma sono la rappresentazione divina di quello che è di canale, diciamo, che sono necessari per poter esprimersi davanti a un uomo e poter dare un messaggio divino. E davanti a loro Abramo evidentemente riconosce che c'è qua qualcosa di particolare, di speciale, e si inchina loro fino a terra. Quindi non è che si umilia, ma dà loro una riservatezza, un riservo speciale e particolare. Lui quindi li saluta in questo modo e cerca in tutti i modi di poterli accontentare, di farli mangiare, eccetera. Chiama Sara e Sara è subito lì pronta con una buona moglie a cercare di aiutare il marito per renderlo in grado di poter essere ospitale quanto più è possibile. Quindi questa è la situazione all'inizio di Vayera. E la sensazione che si ha è quella di un uomo e che è effettivamente molto ospitale. E nello stesso tempo, queste persone, ad un certo momento, cominciano a dire che Sara partorirà un bambino in un anno da quando sono arrivati. Questo ovviamente fa ridere Sara, perché Sara non ha più non ha più le mestruazioni, non è più in grado di partorire, non è più fertile, in altre parole. E allora lei si mette a ridere, dice: ma stiamo dicendo una sciocchezza. Ma in effetti era una verità. È una verità in pratica che dal punto di vista medico non è così poi eccezionale. Una persona anche di una certa età può generare. Certamente l'uomo, fin quanto vive, ha la capacità e l'opportunità di generare e di avere dei figli. Infatti ce lo dimostra Avramo, che ha un'età molto avanzata, 800, comincia ad avere prima Isacco e poi dopo, quando si risposa, ha molti più figli che non avesse avuto con la moglie Sara. Ma anche le donne possono avere l'opportunità di partorire se riescono ad avere un uovo che viene ad essere
Cioè, è la capacità di avere un uomo che può essere fertilizzato. E questo è possibile negli occhi della divinità quando a un certo momento apre un po', come dire, la possibilità dell'ovaio di mettere qualche altro uovo che possa essere fecondato. Questa situazione ovviamente è una cosa molto interessante perché Sara, non vedendo che poteva avere figli, dà al marito una concubina come moglie e dice di fare un figlio per lei attraverso questa concubina dal nome Agar. Agar infatti ha un bambino che è molto tempo prima, circa 13 anni prima che nascesse Isacco, e questo bambino viene chiamato Ishmael, perché significa il Signore mi ha, Sara dice il Signore mi ha finalmente ascoltato, ma ovviamente non era suo figlio naturale. A questo punto ci sono delle problematiche umane. La Sara si accorge che le capacità di educazione dei figli è molto diversa se non diametralmente opposta. Vede un episodio avverarsi con il proprio figlio Isacco e non le piace per niente e caccia via Agare. Avramo ha dei problemi in questo senso, è suo figlio e quindi ne soffre parecchio. Ma a questo punto il Signore gli interviene, gli dice, non ti preoccupare, ascolta quello che Sara dice, perché è attraverso Isacco, attraverso il tuo figlio, che si avverranno le promesse della terra promessa e il patto è avvenuto con Abramo, avverrà anche con Isacco. Quindi questa è la situazione per cui Ismaele, essendo figlio di Avramo, avrà anche lui una posterità importante, ma non avrà l'eredità spirituale ebraica, perché quella è un'eredità che viene data attraverso Isacco a tutti i discendenti di Abramo. Un episodio interessante è quello che avviene quando a un certo momento questi angeli dicono che devono andare a distruggere Sodoma e Gomorra perché lì la corruzione è così tremenda, è così grande che ha nauseato anche la divinità. E allora Abramo nel suo buon cuore dice: ma scusate, ma se ci fossero 40 giusti, voi distruggereste anche i giusti con i malvagi? Non si è mai fatto una cosa del genere, sarebbe un'ingiustizia del Signore. E allora per i 40 il Signore dice: salverebbe, eccetera. Ma non ce ne sono 40, ma non ce ne sono neanche 30, non ce ne sono neanche 20, non ce ne sono neanche 10 di giusti in una popolazione come Sodoma e Gomorra. Ma è una cosa impossibile, sembra, eppure questo può succedere. Quindi c'è un indizio qua di una volontà divina di essere benevolo verso una popolazione quando questa popolazione almeno ha una decina di persone giuste. Ora, le persone che appartengono a una certa categoria possono essere sterminate e lo furono come Sodoma e Gomorra. Però se mi si consente, vorrei fare una piccola riflessione su questo. Come spariscono le persone che si comportano in maniera non tzaddik, ma l'opposto, e che sono di una malvagità tremenda e credono di essere furbi e di farla franca? Con il Signore nessuno la fa franca, nessuno può farla franca, non è un tribunale umano che può a un certo momento essere bribed, no? Come si dice in italiano, e può ricevere dei doni e quindi girare la testa dall'altra parte. Il Signore è giusto, il Signore è caritatevole, il Signore è buono, ma il Signore è giusto. La giustizia ovviamente avverrà. Ma come avviene? Avviene la giustizia nella storia, non più in maniera diretta, ma nella storia certe civiltà spariscono, come quella greca, come quella romana e come altre civiltà che sembravano
eterne, spariscono quasi nel nulla e vengono sostituite da altre, perché ovviamente l'umanità in certi periodi storici non ha fatto dei compromessi di bontà, ma dei compromessi di malvagità e di cattiveria. Quindi è chiaro, è un segno preciso che il Signore dà attraverso gli angeli, che Sodoma e Gomorra vanno sterminati, perché il senso di moralità è così andato in basso che anche Lot, che è nipote di Abramo, ne ha risentito. E perché ne ha risentito? Perché, se ricordate l'episodio che si mette davanti nella parasha di oggi, lui, per cercare di salvare le persone che erano venute a trovarle, dice: beh, prendetevi anche queste due mie figlie che sono ancora vergini, eccetera, come per dire, insomma, merce di scambio. Il senso di moralità evidentemente non è completa e assoluta, ma per i meriti di Abramo Lot viene salvato insieme con le figlie, e così loro si salvano. Ma cosa succede? Ovviamente la vecchia mentalità, certamente non morale, delle due figliole viene fuori, con la ricerca di avere un marito e di avere della figliolanza, e così ubriacano il padre e ottengono figlie da lui. Da questi figli viene fuori i due essenziali nomi, che sono interessanti, perché uno è Ammon e uno è Ben-Ammi. E dai Moabiti viene fuori Ruth, e che poi diventa un po', in un certo qual senso, la capostipite e le radici, direi, e più che la capostipite, le radici del reame ebraico. Cioè dire, da Ruth verrà poi Davide, e quindi la monarchia israelita. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, questo è il tempo di farlo. Sì, Rav, io ho una domanda da farle. Siccome per avere il Minyan di Shabbat bisogna avere 10 uomini, ma questo numero si arriva perché Abramo ha parteggiato con gli angeli ed è arrivato quindi al 10, cioè che 10 giusti potevano salvare una città, o è un altro motivo? Avremmo a parteggiare con Dio direttamente, chiedendo, ma se sono 40 giusti, no? È arrivato fino a 10, e poi lì si è fermato. Quindi è chiaro che almeno per Avramo, almeno 10 giusti dovevano esserci lì. Se non c'erano, ovviamente qualcosa di mostruoso era successo in quella società. Il problema del fatto che siano 10 le persone necessarie ebree per fare un minyan è una questione dibattuta ai tempi dell'esilio in Babilonia. In Israele si consideravano che il minyan era sufficiente con 6 o 7 persone, mentre invece in Babilonia 10. E siccome la scuola babilonese è quella più famosa e più importante, allora è prevalsa, diciamo, il concetto che è possibile che in un certo qual modo venga anche dall'atteggiamento che avremmo avuto con il Signore a proposito di Sodoma e Gomorra. Però non è soltanto quello, potrebbero essere anche altre motivazioni che al momento non riesco a ricordarne. Però certamente ci sono dei casi in cui si continua a fare dire delle preghiere con un numero limitato, e non più con il numero di 10, ma è accettabile fare. Poi, quando in sinagoga, vi farò vedere un pochettino come effettivamente succede in alcuni casi. E quindi è chiaro che la cosa probabilmente era molto controversa a quei tempi, ma non lo è più, perché è stata una cosa accettata. Quando una cosa è accettata dal popolo ebraico, evidentemente è accettabile, perché almeno 10 famiglie certamente sono importanti per poter dire che c'è una comunità.
e per questo si continua a dire si ha una comunità quando si hanno almeno 10 famiglie. 10 uomini rappresentano 10 famiglie e quindi è chiaro che in questo caso si può considerare una comunità a tutti gli effetti. Grazie Rebe. Io vorrei fare la domanda sulla scelta della stirpe di Ruth, quando sappiamo Ruth da che linea viene, diciamo da Lot, quello che è successo e quello che lei già ha spiegato nella parasha. Quello che invece vediamo che comunque il popolo ebraico viene da 12 figli di Giacobbe. Perché Hashem sceglie soltanto, diciamo, la stirpe di Ruth per cominciare col tempo monatico? Questo mi dà l'opportunità di far capire all'udienza com'è importante venire dal di fuori e accettare l'ebraismo. Ruth cosa dice? Dove tu Dio sarà il mio Dio, io dormirò dove tu dormi e io la tua nazione sarà la mia. E cosa significa questo? Significa veramente l'accettanza completa, assoluta e senza nessuna remora delle regole ebraiche e quindi l'accettazione di essere popolo, fare parte completamente del popolo. Una persona che viene dall'esterno, e questo il Signore ovviamente sottolinea attraverso la possibilità di Ruth di essere addirittura la progenitrice del Messia, chiaramente ci vuole indicare che venire anche da una situazione morale particolare non dà colpa ai figli e alla progenie di quello che saranno e che potranno essere, ma sì, certamente sono tutti figli di Dio che si possono riscattare in una maniera tremenda, meravigliosa, fantastica, ed essere i primi addirittura nel mondo ebraico. E quando si dice essere i primi, significa essere come Davide, si dice come essere Ruth e si dice come essere Salomò e così via. Grazie a voi. Shabbat shalom, e che il Signore vi benedica tutti.